Augusto Maurer è uno dei grandi della cultura bellunese. La sua storia, le sue opere, il suo impegno ne hanno reso l'immagine indelebile. La mostra Alle origini della scultura di Palazzo Fulcis lo ricorda in maniera emozionante. Ecco allora chi, artista da sempre e amico di Maurer da quando era ragazzo, ne ha voluto promuovere il ricordo nei 100 anni dalla nascita. L'avevo conosciuto da quando avevo 14 anni. Io ero un frequentatore per lontani parenti della Valle del Bioys e tramite Tono Zancanaro, che mi ha fatto andare nella bottega di Maurer, è cominciata una lunghissima consuetudine che dopo ha coinvolto Zanzotto, Rigoni Stern, e ce la siamo raccontata per una vita intera finché se n'è andato. Se c'è chi lo ha conosciuto, c'è invece chi lo ha ammirato e ne traccia il profilo, quasi con devozione e rispetto. Ricordiamo oggi un artista e un uomo straordinario che ha segnato profondamente il Novecento della provincia di Belluno, sia dal punto di vista delle sue opere, ma anche proprio dal punto di vista dell'impegno sociale e politico che ha speso per il territorio. Maurer è un bellunese illustre, si conta quest'anno il centenario dalla nascita, è un personaggio a molte sfaccettature, qualcuno lo ha definito in un libro Lo solitario di Falcade, in realtà non è un solitario, è ancora in mezzo a noi e il suo messaggio artistico e poetico è ancora molto diffuso e molto sentito, quindi è giusto e doveroso fare una mostra su di lui, sui suoi anni giovanili, perché alle origini della scultura, come il titolo della mostra, in realtà è alle origini di noi stessi, cioè del bellunese, di questa terra di montagna così forte e così fiera che speriamo abbia uno sviluppo ulteriore nonostante le ultime vicissitudini. Tra le sculture in legno e i disegni messi a disposizione dalla famiglia, chi vorrà potrà riviverne la giovinezza, arrivando fino a un intenso bozzetto in bronzo della Partigiana, che molti invece avranno ammirato baciata dall'acqua di Venezia, dove si trova collocata.